L'ovocultura Valmonte di Balsamo. Qui abbiamo le foto tratte da una rivista di architettura del 1930. Questa è la veduta d'insieme e questo è l'ingresso. Pensate che conteneva 9.000 galline ovaiole e 25.000 polli. Questo è l'edificio della direzione. C'erano 26 pollai e le strade interne coprivano la distanza di 1,5 km. Questo abbiamo la direzione e il magazzino, sempre un bello stile nordico. La costruzione si deve all'ingegner Laveni e l'architetto Avati. La società si costituì nel 1923, poi si trasferì a Balsamo. Questo è l'ingresso del pollaio. Chiaramente era un impianto assolutamente all'avanguardia per i tempi. Questo è invece l'edificio del guardiano. Poi abbiamo la pulcinaia e il pollaio.